ha detto che le bocce è uno sport adulti? Ce lo dimostra Jacopo Primavera, atleta italiano con sindrome di Down, campione in carica per la disciplina delle bocce DIR, che ha trionfato lo scorso ottobre a Trevi sia per la disciplina del singolo che per l'attività in coppia C21. Sono qui per raccontare la mia esperienza con il mondo dello sport, bocce, con l'aiuto dei miei allenatori Adriano Frattini, Giovanni Iacucci e Romano Giovannini. Mi hanno raccolto bene, mi hanno allenati tutti i giorni. Volevo ringraziare perché ho portato 2 medaglie d'oro a Viadore e la coppia. E allora voglio ringraziare a tutti, compreso anche la mia educatrice che mi segue da 2003 e anche Giorgio che mi ha aiutato questi anni con rugby. Quella delle bocce è una passione nata per gioco grazie alla mamma Francesca. Ti sei scoperto appassionato di bocce dopo aver provato altri sport, oppure la passione è stato un amore a prima boccia? È veramente la prima boccia che ho preso lo sport, dopo passati gli anni da piccolo ho seguito oltre le bocce, calcio, basket e nuoto. Quanto tempo hai dedicato? Impegno, giusto? Con l'impegno che da mia madre per scherzo mi mandava a giocare le bocce. E allora sì, questa è un'aspirazione molto importante per lo sport. Jacopo insegna ad avvicinare al mondo delle bocce anche i più piccoli, con pazienza e devozione. Delle bocce, dei bambini, qui nel nostro centro Jump. Quella che affeziona molto è la Beatrice, che è bravissima, con l'aiuto delle regole che io ho dato, e gli altri bambini sono contenti anche loro. E visto che eravamo con un campione, ne abbiamo approfittato per avere 2 dritte vincenti ed essere performanti con questo sport. Qual è il segreto per giocare bene a bocce? Lo diciamo a chi ci sta seguendo, chi vuole iniziare anche a fare questo sport. Cosa vogliamo dire a chi per la prima volta si approccia a questo tipo di sport? Allora, come tipo di sport, soprattutto il segreto delle bocce è amminare al punto. Soddisfatto delle sue vittorie, ci mostra con orgoglio le sue medaglie e il suo trofeo. Le 2 medaglie d'oro è la coppia, sì, e individuale. Ho preso la medaglia di bronzo, la coppia e individuale dell'oro. Jacopo da 3 anni, durante la pausa estiva, collabora con i centri Jump come aiuto educatore a testimonianza di un'inclusione a tutti gli effetti. Io dico sempre, ognuno a suo modo. Ho introdotto Jacopo, insomma, nel mondo Jump perché l'ho seguito durante il suo percorso scolastico. Abbiamo pensato bene di farlo lavorare con noi. Ha fatto, come tutti i ragazzi aiutanti che sono al Jump, il corso da aiuto educatore. Sono 3 anni che è qui con noi e per noi è un aiuto effettivo. Fa i nostri stessi orari, ha le nostre stesse mansioni. Quindi ha avuto proprio questa risonanza perché, insomma, è inclusione vera, non a parole. E proprio l'inclusione è uno dei tanti obiettivi che perseguono i centri Jump. Abbiamo già una collaborazione anche con i servizi educativi del Comune di Fano che ci aiuta e ci agevola in questa cosa qua, soprattutto sull'utenza ma anche sui più grandi, quindi chi può far parte dello staff. E onestamente il nostro metodo è molto, diciamo, libero in certe situazioni, quindi lasciamo fare, provare. Questo vale anche per lo staff, per ragazzi come Jacopo o altri che si mettono in discussione e portano dei buoni risultati. Abbiamo chiesto al campione quali sono i suoi progetti futuri. Il 22 di settembre a Castelfidardo, il 1 di dicembre a Colla Combattente e il 21-22 di ottobre a Padova. E ai futuri traguardi di Jacopo a noi non resta che augurare forza. Ya, siamo tutti con te.